Bianca e Jonathan Udi a Isla Bonita, i due naufraghi come Adamo ed Eva. Bianca Azzei e Jonathan Cascianian come Mamma Li Ha Fatti, i due naufraghi della Isola dei Famosi fanno il bagno nudi in stile Laguna Blu. All'Isola dei Famosi 2018 abbiamo Adamo ed Eva, sono Bianca Azzei e Jonathan Cascianian che, nella cornice della paradisiaca Isla Bonita, hanno deciso di mostrarsi come Mamma Li Ha Fatti. Jonathan, eletto Mayor della settimana nella settima puntata, ha avuto la possibilità di sbarcare nella spiaggia più confortevole del reality, dove è possibile dormire in una capanna con tanto di comodo letto e avere più cibo. Il naufrago ha deciso di portare con sé Bianca Azzei, con cui ha dato vita a una scena in stile Laguna Blu, facendo il bagno nudi e mostrando di aver raggiunto una notevole intimità. Una tranne Bianca a Isla Bonita, il sogno è già finito. Che regalo che mi hai fatto, non immagini. Dopo due settimane incatenata, prima a Paola Di Benedetto, poi a Francesca Cipriani, nota della redazione, passo la nominazione tu che mi porti qua, ciao, ha commentato la Azzei, che con Jonathan ha trovato una grande confidenza, come mostrano le immagini dei due a Isla Bonita. Peccato che l'idillio sia durato poco. Dopo appena una notte, per la coppia è già arrivato il comunicato, la vostra permanenza su Isla Bonita è terminata. A malincuore, Bianca e Jonathan hanno abbandonato l'isola. Anche Francesca Cipriani si è spogliata all'isola. Quest'anno la produzione ha deciso di non introdurre la controversa playa desnuda delle due precedenti edizioni, dove i concorrenti erano obbligati a vivere senza abiti. Ciononostante, i momenti hot non sono certo mancati. Prima di Bianca e Jonathan, era stata Francesca Cipriani a spogliarsi completamente, per una scommessa fatta con lo stesso Jonathan. Jonathan e le dichiarazioni sulla sua sessualità. Il pubblico ritiene che Cascianian sia gay dichiarato sin dai tempi del Grande Fratello. In realtà, va detto che anni fa, in un'intervista a Barbara D'Urso, Cascianian aveva parlato così della sua sessualità: quando mi chiedono se sono gay, rispondo che io cerco l'amore a prescindere dal fatto che sia un uomo o una donna. L'ex Gefino, insomma, preferisce non essere etichettato in base alle preferenze sessuali ed è sempre stato molto discreto sulla sua vita privata. Al momento, comunque, Jonathan è single. In un momento di sconforto. All'isola, ad Alessia Mancini ha confidato il forte desiderio di avere un figlio. La Azzei, invece, è uscita da poco da una lunga love story con Max Biaggi.